Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Benvenuti. Io sono Luca Perri, sono il coordinatore scientifico di Bergamo Scienza ed è per me davvero un privilegio poter essere qui sul palco in questo momento per l'inaugurazione della 20ª edizione di Bergamo Scienza. Io di 20 edizioni le ho fatte tutte, all'inizio come spettatore adolescente, poi pian piano crescendo anche all'interno dell'associazione sono diventato adesso uno di quelli a cui dare la colpa se tutto va male. Ora, quello che facciamo oggi è una serata speciale, cominciamo adesso, finiremo poi prima di cena praticamente con il premio Nobel André Geim, ma oggi, adesso in questa prima parte, faremo un viaggio in questi 20 anni di Bergamo Scienza per vedere come è cambiata la scienza, ma anche come è cambiato il rapporto della scienza con la società attraverso quelli che sono stati i nostri occhi. E vedremo anche, scopriremo, che spesso Bergamo Scienza ha anticipato delle grandi rivoluzioni scientifiche o delle grandi scoperte, non perché siamo Nostradamus, semplicemente si vede che sappiamo scegliere bene gli ospiti, il più delle volte. Ora, quello che faremo assieme appunto è questo viaggio, ma prima di cominciare vorrei chiamare sul palco Gianvito Martino, che è uno dei soci fondatori di Bergamo Scienza e anche presidente di Bergamo Scienza, perché vorrei che ci raccontasse un po' come è nata questa avventura nel 2003. Quindi, prego, Gianvito. Mi hanno detto questo. Okay. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Un po' un'emozione dopo 20 anni, insomma, anche vedere le foto di 20 anni fa. Anche Giorgio, il nostro sindaco, era più giovane 20 anni fa, non solo io, no, lo dico perché magari. Volevo solo rubarvi pochi minuti e raccontarvi un pochino alcune cose che ritengo essenziali, che è importante che condividiamo. Nel 2003 nasce Bergamo Scienza, come sapete, ma nasce da un'intuizione che già nel 99 l'Associazione per la Cultura Sinapsi ebbe. Effettivamente, se noi guardiamo quello che lo statuto, il manifesto culturale di Sinapsi diceva, leggiamo che l'associazione cercava di favorire l'incontro di più saperi specialistici che potessero confrontarsi dialetticamente tra di loro in modo da garantire un'informazione completa ad un pubblico vasto. Dicevamo una cosa in più, in particolare questo messaggio era rivolto ai giovani nella speranza di poter offrire loro un'occasione di riflessione in più sui grandi temi attraverso l'incontro con persone di alto profilo scientifico e culturale. La carrellata di personaggi che avete visto, i Nobel che abbiamo ospitato, ma gli altri più di 1000 relatori che abbiamo avuto da tutti i 5 continenti sono la testimonianza di ciò. Il fine ultimo era quello di scuotere le coscienze e mettere in discussione convinzioni diffuse per realizzare un confronto aperto di idee, opinioni e fatti. È ovvio che poi il tempo in qualche modo è testimone del fatto di essere riusciti ad ottenere questi obiettivi e quello che ci eravamo però accorti è che negli incontri che organizzavamo, insomma, c'era un crocevia da cui si doveva passare, che era la scienza, perché di qualsiasi tematica noi si parlasse, certamente la scienza diventava un elemento caratterizzante. Lo era perché erano gli anni in cui, diciamo, la società della conoscenza cosiddetta iniziava, insomma, a fare i primi passi e quindi si pensava veramente che dalla società tecnologica si potesse passare a una società della conoscenza in cui effettivamente la conoscenza era il capitale che in qualche modo dovevamo spendere. Capitale non inteso in senso, insomma, dire consumistico, come ahimè qualche deriva scientifica ha dimostrato, ma un capitale umano, un capitale universalistico, un capitale da condividere. Quindi la scelta è d'obbligo. Nel 2003 Sinapsi inizia a organizzare le prime edizioni di Bergamo Scienza, organizza anche la seconda edizione di Bergamo Scienza e, avendo avuto il successo che ha avuto, decidiamo nel 2005 di fondare l'associazione Bergamo Scienza. E da lì in poi ci si è posti come obiettivo quello di creare un festival che anche qua, da manifesto culturale,
era quello di realizzare una scienza per tutti, senza barriere culturali, politiche, sociali, indipendente e gratuita. Era un festival che voleva contribuire a creare una vera e propria cultura aperta della divulgazione scientifica che coinvolgeva attivamente chi si avvicinava, in primis i giovani, che è sempre stato il nostro obiettivo principale. E questo è successo perché i numeri dicono così. In 20 anni abbiamo ospitato 2,5 milioni di persone. Abbiamo interagito con più di 1,000 scienziati provenienti da tutto il mondo. Il tutto è stato orchestrato da 40,000 volontari e abbiamo coinvolto più di 400 istituti scolastici. In streaming abbiamo raggiunto i 5 continenti. Addirittura nell'edizione online abbiamo avuto 500,000 di spettatori da tutto il mondo. Quindi i numeri ovviamente non dicono tutto, ma certamente sono un'indicazione. Allora ci si chiede perché siamo resistiti per 20 anni, anzi è quello che tante volte ci chiedono tutti. Io credo che siano 3 i motivi che veramente brevemente vorrei elencare. Un patto sociale, direi un patto culturale di tipo sociale. Cioè Bergamo Scienza ha resistito perché si è basata su un forte patto culturale di tipo sociale che ha coinvolto tutta la nostra comunità, tutta la nostra città, la società civile, le istituzioni, la scuola, gli imprenditori, i volontari, gli amici, i sostenitori. Cioè è stato veramente un patto che ci ha permesso di essere una forza unica, coesa, che in qualche modo proponesse quello che in qualche modo Bergamo Scienza si proponeva. Un patto collettivo che tra l'altro nasceva all'interno di questa società della conoscenza che in qualche modo in quegli anni, come vi dicevo, si stava sviluppando. La conoscenza quindi non è intendersi solo come un valore che può garantire un profitto, è intendersi come valore universalistico, è il modo attraverso il quale riusciamo a conoscere la natura, non pretende di raggiungere la verità, la scienza non ha quel tipo di obiettivo, semplicemente ci mette a disposizione uno strumento per capire come funziona il mondo e per affrontarlo. Credo che la pandemia da questo punto di vista sia stata per tutti un'esperienza in cui si è capito veramente qual è il valore della scienza. A me purtroppo i media hanno anche in questa occasione insomma cercato di rendere il tutto un dibattito gridato e molte volte questo dibattito era sconfortante da ascoltare, ma certamente era pericoloso per chi lo sentiva e soprattutto non ci dava le informazioni che era giusto che ci desse. Quindi tutto sommato il festival, questo obiettivo della scienza per tutti, questo obiettivo in qualche modo lo voleva raggiungere. Il secondo aspetto certamente è il fatto che Bergamo Scienza è diventata sostanzialmente una sorta di filtro informativo, perché nel 2003 nasce Bergamo Scienza, nel 2004 nasce Facebook, nel 2005 YouTube, ci sembra che oramai questi mezzi siano parte della nostra vita quotidiana, invece hanno cambiato completamente il sistema di comunicare ovviamente, la scienza non si è trovata bene in quel sistema, perché non è la scienza non si può ridurre a una battuta, ripeto, da talk show. La scienza deve essere ponderata, misurata, capita, in qualche modo seguita, interpretata. E quindi la velocità delle informazioni, che è diventato un mantra, oramai tutto è veloce, consumiamo le informazioni in pochi secondi, è esattamente l'opposto di quello che la scienza vuole. Quindi Bergamo Scienza ha cercato anche di creare un linguaggio che sapesse raggiungere veramente tutti e che sapesse essere in qualche modo da tutti, potesse essere utilizzato nella maniera adeguata. E questo è quello che è successo. Bergamo Scienza ha certo operato per promuovere la scienza dei fatti e non delle opinioni, per proteggerla dalle possibili strumentazioni, preconcetti, ideologiche, anche per presentare quei componenti della scienza meno ortodossi in qualche modo. Infatti è stato insomma una sorta di crocevia di arte, cultura, spettacolo, insomma di molte espressioni in qualche modo culturali che in qualche modo alla fine hanno un significato, ripeto, comune, universalistico. E in questo fiorire di nuovi linguaggi di comunicazione credo che ci siamo inseriti, abbiamo saputo inserirci in maniera efficace. Il terzo punto e l'ultimo è il valore culturale, che credo sia la cosa più importante. Adesso non vorrei citare Aristotele, che nella metafisica diceva che tutti gli uomini tendono alla conoscenza e quindi questo è un bisogno comunque in qualche modo innato in tutti noi. Noi tendiamo a conoscere, l'evoluzione è espressione di questo afflato conoscitivo e quindi in qualche modo in questi anni abbiamo capito che di scienza si può parlare con tutti, si può parlare con la gente comune, con i non specialisti, con i neofiti, si può interagire, si può cercare di spiegare come funziona, dai più piccoli ai più grandi, abbiamo iniziato con i più grandi e piano piano ci siamo abituati anche a divulgare scienza ai più piccoli, con molta soddisfazione. Il tessuto sociale è ricettivo, è volenteroso di compartecipare, ha voglia, perché i numeri ci dicono questo, di essere parte di questa avventura. Quindi, diciamo così, non vogliamo
diciamo assumere, anzi vorremmo che, ripeto, la scienza fosse patrimonio culturale della nostra società. Siamo in una cultura prettamente umanistica, noi italiani in particolare, la scienza fa fatica a essere considerata patrimonio culturale, però noi questo obiettivo ce lo siamo posti e credo che in qualche modo qualche obiettivo di questo tipo lo abbiamo raggiunto. Concludo dicendo che ringraziando tutti coloro che hanno creduto in Bergamo Scienza, tutti coloro che l'hanno voluto, tutti coloro che l'hanno frequentata, tutti coloro che l'hanno aiutata, sostenuta, favorita, tutti coloro che l'hanno resa possibile. Posso solo dirvi grazie a nome di tutti, ovviamente, grazie, grazie, tre volte grazie per questi 20 anni. Vi auguro un bellissimo Bergamo Scienza, sperando che anche i prossimi 20 anni insomma ci diano le soddisfazioni che ci hanno dato questi anni trascorsi. Grazie veramente a tutti e buon Festival Scienza. Grazie. Allora, Gianvito Martino ha detto questa cosa interessante: nel 2003 nasce Bergamo Scienza, nel 2005 poi nasceva Facebook, giusto? No, nel 2005 YouTube e nel 2004 Facebook. Perfetto, ogni tanto la memoria mi tradisce. Però ecco, questo ha contribuito in fondo a rendere Bergamo la città della scienza o una delle città in Italia della scienza. E è stata pioniera in questa Bergamo, primo festival scientifico d'Italia per fondazione, ma Bergamo è stata una città pioniera anche in altri ambiti scientifici, in altri modi, ad esempio diventando una città pilota per dei progetti. Noi l'anno scorso, nel 2021, abbiamo avuto ad esempio Stefano Ferretti dell'ESA che ci ha spiegato come Bergamo sia una delle città da cui si parte con un progetto per monitorare dallo spazio il verde urbano e migliorare quindi poi alla fine la vita dei cittadini. Però prima ancora, nel 2014, c'era stato presentato un progetto da Martin Bechtold dell'Università di Harvard. Questo progetto si chiama Bergamo 2.035 Real Cities, Smarter Citizens. È un progetto per utilizzare nuove tecnologie all'interno di quella che è la struttura anche urbana per migliorare anche qui la vita di tutti i cittadini. E la cosa interessante è che noi ne abbiamo parlato nel 2014 e poi 5 anni dopo, nel 2019, magari lo sapete, magari no, ma Bergamo è stata la prima città a vedere, diciamo, una strada propria, una strada urbana, che utilizzava all'interno del grafene, nello specifico il bitume potenziato col grafene per aumentarne la resistenza. Sono stati fatti 800 metri di test sulla circonvallazione Fabriciano, quindi dalle parti di Valtesse, e in questo appunto Bergamo è stata pioniera. E questo progetto, quando è venuto appunto Martin Bechtold a parlarne, ne ha discusso con Sergio Cavalieri, attuale rettore dell'Università di Bergamo. Perché? Perché l'Università di Bergamo era una dei partner di questo progetto. E questo rapporto fra scienza, Bergamo Scienza e università è un qualcosa che va avanti appunto da diversi anni, e Bergamo Scienza nello specifico ha un forte rapporto con quella che è l'istruzione a qualunque età. Gianvito Martino sempre diceva: abbiamo imparato pian piano che si può parlare sempre coi più piccoli. Bergamo Scienza ha avuto dei progetti anche fatti per il nido, per le scuole materne, e da sempre la scuola è un pilastro portante di questo festival. E per parlare di questo rapporto fra Bergamo Scienza e le scuole, io chiamo sul palco Raffaella Ravasio, socia fondatrice e past president di Bergamo Scienza. Prego, Raffaella. Posso? Vent'anni e non sentirli. Io non li sento e a quanto pare neanche voi. Siete esattamente come eravamo 20 anni fa. Noi abbiamo sempre cercato di avvicinare i giovani. Questo perché volevamo spingerli ad essere più curiosi, a portare nuove idee, a cambiare il nostro modo di pensare, perché è fondamentale anche quello. Abbiamo collaborato fin da subito con le scuole di ogni ordine e grado e abbiamo coinvolto decine, centinaia di professori che con migliaia di studenti hanno creato dei laboratori sempre avvincenti, entusiasmanti
ma soprattutto divertenti. Mi ricordo, giusto per andare un po' in tempi leggermente più lontani, nel 2012 i ragazzi avevano creato un laboratorio il cui titolo era Non rompere. Dovevano costruire un paracadute che aiutasse a lanciare delle uova dal Palazzo della Ragione in Piazza Vecchia. Abbiamo fatto una marea di frittate. È stato veramente divertente. Dal 2014 abbiamo poi La Scienza in Piazza. Tutti questi gazebi, non pieni di negozi, ma di ragazzi che con i loro laboratori e il loro lavoro mostravano a tutta la città quello che avevano creato a scuola. Naturalmente potete immaginare, non i miei genitori entusiasti, la città sorrideva tutta, una vera festa della scienza. Ma una cosa secondo me eccezionale, anche dalla carica morale, se volete, è stato nel 2016 un istituto tecnico e un asilo si conoscono durante la scuola in piazza e decidono di collaborare. Nasce così la bici Trebbia. Gli amici ciclisti dovrebbero prendere esempio. Una bicicletta che pedalando serviva per trebbiare il frumento che i bambini avevano coltivato nell'orto del loro asilo. Sembra finisse qui, invece l'anno successivo l'istituto tecnico crea delle schede toccabili in plastica dove una bimba cieca dell'asilo potesse orientarsi meglio negli ambienti in cui viveva. Ecco, secondo me la scienza è anche questo: condivisione, costruzione di ponti, collaborazione, sentimenti buoni, sentimenti che davvero possono aiutarci a uscire dall'impasse in cui ovviamente ci troviamo. È una cosa magnifica questa, che riempie davvero i cuori. Queste sono le scuole di Bergamo, creative, innovative, generose, giocose. E questa è Bergamo Scienza insieme a loro. Ora mi auguro, e auguro a tutti noi e a tutti voi, che questo progetto possa continuare, possa essere incentivato, perché è davvero importante, come ha detto l'amico Gianvito, seminare conoscenza, conoscenza veramente buona e costruttiva. Lasciatemi però, nei 20 anni, ricordare le due persone che hanno reso Bergamo Scienza attiva nel mondo della scuola. Una persona purtroppo è mancata qualche anno fa, rotariano di buona volontà, Pietro Giannini, ha sempre aiutato. L'altra è in sala con noi, si chiama Sergio Pizzigalli. Oggi ha compiuto 20 anni con noi, ma sicuramente starà con noi anche i prossimi 20. Buon festival a tutti e grazie.
Se c'è una cosa, secondo me, che è importante da fare con i ragazzi, ad esempio, i ragazzi e le ragazze delle scuole, a qualunque età, è proprio mostrare loro che la scienza non è solo un qualcosa di astratto, su cui magari li interrogano a scuola, ma è un qualcosa di estremamente utile. Come si può far vedere? Beh, in diversi modi. Ad esempio, se gli si parla di una strada al grafene, probabilmente la colgono, diciamo, l'utilità della cosa. A proposito di grafene, peraltro, noi abbiamo avuto ospite, ad esempio nel 2015, Konstantin Novoselov, uno dei due scopritori del grafene premiato con il premio Nobel nel 2010. L'altro è Andre Geim, che potrete ascoltare fra poco. Andre Geim, che peraltro è, diciamo, l'unica persona esistente al mondo ad aver vinto sia un premio Nobel per la fisica che un premio Ig Nobel. I premi Ig Nobel sono quelli assegnati da Harvard alle ricerche più folli dell'anno. Lui nello specifico lo ha vinto perché ha fatto levitare magneticamente una rana. Se poi volete chiedergli perché, insomma, lo potete fare. Ma noi di premi Ig Nobel abbiamo anche parlato a Bergamo Scienza. Nel 2020 abbiamo invitato Mark Abrahams, che è stato l'inventore dei premi Nobel, e poi due Ig Nobel italiani. Il primo era Silvano Gallus, premio Ig Nobel del 2019 per la medicina, il secondo Alessandro Pluchino, premio Ig Nobel nel 2010, l'anno del grafene, per il management. Perché? Perché ha dimostrato matematicamente che conviene promuovere le persone a caso invece che per meritocrazia. Queste cose però agli studenti non gliela diciamo. Ma la cosa interessante è che Pluchino quest'anno è diventato la seconda persona al mondo, diciamo, ad aver vinto due premi Ig Nobel, perché ha dimostrato matematicamente che nella vita conta più la fortuna del talento. Ed ecco spiegata la mia presenza qui. Ma ora, quello che volevo dire è che ci sono queste persone che fanno cose buffe, come appunto Pluchino che dimostra queste cose, Andre Geim che fa levitare una rana, o ha scritto un paper scientifico assieme al suo criceto, Andre Geim, anche se questo volete chiederglielo, lo potete fare. Servono a cosa queste ricerche? Secondo me anche a mostrare alle persone che la scienza può essere intrattenimento. Può essere intrattenimento utile, perché poi non lo sappiamo, ma queste ricerche in realtà hanno sempre applicazioni utili dopo qualche anno, ma può essere un gioco, perché la scienza, per chi la fa, è un gioco. E questo, secondo me, è una cosa molto importante. E a proposito di scienza anche divertente, di intrattenimento, io chiamo sul palco per parlare di questo lato della scienza che si è visto a Bergamo Scienza Roberto Sitia, membro del Comitato Scientifico di Bergamo Scienza. Buonasera a tutti. È assolutamente le parole che ha avete appena sentito, è esattamente quello che la scienza è per me e credo per tutti quelli che frequentano i nostri laboratori. Se andate domani sera alle 11 in uno dei nostri laboratori, lo troverete non pieno, ma ricco di ragazzi che stanno lì perché sono appassionati a quello che fanno. E quindi credo che questo, quando Gianvito mi propose ormai 20 anni fa di fare parte di questa avventura, non ebbi dubbi, è la cosa da fare. Il avvicinare la scienza alla società credo che sia la cosa più importante che noi possiamo fare adesso per il futuro della nostra società e direi quasi della democrazia. Però vediamo qualcosa di più divertente. Qualche cosa di più divertente sono i ricordi. Cosa successe nel prima edizione? Il mio compito era introdurre e aiutare Kai Simmons a fare una serata con noi. Kai era uno dei maggiori biologi cellulari mondiali, fenomenale, finlandese di origine, ma che lavorava in... E quindi la serata era prevista per sabato sera alle 21. Tutto pronto, io guardo sul giornale e vedo con sgomento che alla stessa ora l'Italia giocava contro la Slovenia per qualche campionato europeo, credo. Quindi andai da Kai e dissi: senti, temo che saremo in pochi, no? E soprattutto i giovani non ci saranno. Insomma, l'aula era più gremita di adesso e si stette fino alle 11:30 a fare domande e praticamente dovemmo letteralmente accompagnare fuori famiglie e giovani che volevano sapere di più, volevano sapere
che cos'era la biologia cellulare e come questa avrebbe influenzato il nostro modo di essere. E l'altra cosa che mi piace ricordare, nel senso del grande divertimento, e dovrebbe arrivare una immagine adesso di Wendy Suzuki. Ready? Michaela. 5, 6, 7, 8. It's right, left. Punch it right, right, left, right. I say I am strong now. Your turn. Forse potremmo farlo tutti a questo punto. Strong. E senza. Okay. E senza. I am strong right now. You say it. I am strong. Fenomenale. New move. Uppercut. Right and left. Right, left, right, left. Wendy insegna neurobiologia alla New York University, è ormai famosa nel mondo per aver dimostrato come l'attività fisica, prima di una lezione, prima di una conferenza, accenda il nostro cervello e ci renda più pronti a ricevere e anche a divertirci. Quindi ogni volta che a questo punto, stasera non ho osato perché è l'inaugurazione, però in molte occasioni in cui mi toccava parlare a un meeting alle 5 del pomeriggio, quando, tutti in piedi, 2 minuti di ginnastica e poi si parla di scienza e vedevi le facce che si illuminavano. Quindi con questi ricordi fenomenali, davvero credo che questa iniziativa abbia fatto moltissimo, non solo per questa città, ma per il paese e per il futuro del paese. E quindi altri 20 anni minimo. Grazie mille. L'attività fisica, quindi, prima di una conferenza aiuta ad accendere il cervello. Questo spiega molto invece del mio livello cerebrale, che non faccio attività fisica neanche se mi pagate, ma... Ci ho detto, a proposito di intrattenimento, dovete sapere che noi nel 2015 abbiamo ospitato Silvestro Micera dell'Istituto Sant'Anna di Pisa e lui ci ha spiegato quello che all'epoca erano degli studi promettenti su una mano bionica e quindi su degli impianti intraneurali per protesi di gente che aveva perso parte dell'arto o completamente l'arto. E in realtà l'anno successivo lo stesso Micera ha impiantato la prima mano robotica capace di trasmettere percezioni tattili. Ora, io ho detto, a proposito di intrattenimento, e uno potrebbe chiedersi perché mi parla di intrattenimento sulle protesi neuronali, perché in realtà ad aver mostrato al mondo per la prima volta quelli che potevano essere degli arti biomeccanici, ma del tutto simili a degli arti normali, non so se lo sapete, ma è stata la saga di Star Wars, con il braccio di Luke Skywalker, principalmente perché non avevano i fondi degli effetti speciali, quindi hanno fatto una cosa che assomigliasse a un arto, ma questa cosa ha ispirato tantissimo poi diversi scienziati. Se voi fate crescere intere generazioni mostrando un arto di quel tipo, magari prima o poi qualcuno che prova a farlo davvero c'è. E questo rapporto fra fantascienza, cinematografia, in realtà potremmo dire letteratura, arte in generale, e la scienza è molto più stretto di quanto noi non pensiamo solitamente. Noi crediamo che siano due cose separate, in realtà l'arte mostra delle possibili vie alla scienza e la scienza può dare anche nuovi strumenti, nuove idee, nuove possibilità all'arte. E quindi c'è questo rapporto continuo che si alimenta. E per parlare delle contaminazioni artistiche che Bergamo Scienza ha avuto, perché da sempre le ha stimolate proprio per questa ragione, io chiamo sul palco Alessandro Bettonagli, che è uno dei soci fondatori di Bergamo Scienza ed è il direttore artistico di Bergamo Scienza. Buonasera. Bergamo Scienza, sin dalle prime edizioni, ha prestato particolare attenzione alla contaminazione tra arte e scienza. La nostra prima mostra è stata Trilogia di Studio Azzurro, presso il Teatro Sociale nel 2004, che ha avuto in una settimana più di 20.000 visitatori. Questo ha portato l'associazione a produrre altre mostre di successo. Reflesso, Uno Nessuno e 100.000, dedicata alla riflessione sull'identità, e Bang, Il Respiro della Natura, che ha messo in scena le forze della natura e come influiscono sulla nostra vita quotidiana. Questo è solo per citare alcune, e le prime tre, che poi si sono susseguite con altre mostre come Elements, La bellezza della chimica, coprodotta con la Science Gallery di Dublino, e la prima mostra dedicata all'arte nanometrica, Nano Art,
che ha avuto l'onore di avere una recensione sulla rivista scientifica Nature. Con l'associazione Mero e Gamec abbiamo creato il premio Mero Art Science Award per opere video dedicate a tematiche scientifiche, che ora si è trasformato in Mero Art Science Research Program. Non solo arte, ma anche musica e spettacolo, con la collaborazione con il Festival Contaminazioni Contemporanee, che ha portato all'interno del nostro festival i più importanti nomi della musica contemporanea, tra i quali Pat Metheny, Arvo Pärt con i Vox Clamantis, Michael Nyman, Stefano Bollani, che è stato ospite da noi l'anno scorso, i Kronos Quartet e molti altri. Abbiamo prodotto alcuni spettacoli dedicati alla scienza e ricordo in particolare la messa in scena dello spettacolo Se si può si deve, del premio Nobel Rolf Hoffmann. È stato tradotto apposta il testo di Rolf Hoffmann in italiano per produrre appunto lo spettacolo di Bergamo Scienza. Quest'anno invece, in occasione dei 20 anni del festival, abbiamo prodotto la mostra 20 di scienza presso il Bergamo Science Center, dove potrete trovare una tuta d'addestramento degli astronauti dell'Apollo, la prima possibile meteorite bergamasca, un quiz dedicato alle tematiche che il festival ha presentato in questi anni, i Nobel, i numeri di Bergamo Scienza, l'evoluzione umana, e un gioco dedicato alla spesa di tutti i giorni, molto particolare, che vi affascinerà. Vi aspettiamo numerosi e prossimi appuntamenti artistici del festival, soprattutto alla mostra 20 di scienza, e come dico sempre durante gli spettacoli, i concerti e tutto quello che è artistico, buon divertimento anche per quest'anno e per i prossimi 20 anni. Grazie. Tornando alla cinematografia, giusto perché quest'anno comunque Bergamo Scienza proietterà 2 film in collaborazione con Lab 80. Non so se avete mai fatto caso che, è vero, la cinematografia alle volte ispira le persone, alle volte dà loro delle idee molto sbagliate. Ad esempio, se io vi chiedessi di pensare a un esoscheletro, voi come pensereste all'esoscheletro? Una roba grossa di metallo in cui infilarsi all'interno, tipo Avatar, a me viene in mente. Ecco, se in realtà andate alla mostra che citava Alessandro Bettonagli, la mostra 20 di scienza, vedrete che c'è un esoscheletro all'interno che in realtà sembra praticamente un imbraco da arrampicata molto sottile in tessuto, quindi gli esoscheletri possono essere in tessuto, che aiuta le persone a camminare ma che si può mettere sotto i vestiti, perché in realtà poi alla fine le aziende e la scienza migliorano quelle che sono le idee magari della cinematografia. Però la cosa interessante è che sempre alla stessa mostra è stato detto c'è una tuta d'astronauta delle missioni Apollo, che è una cosa che a me, io lo so che sono di parte, ma manda i matti, come diciamo noi giovani del 1820. Ma ovviamente per me è il pezzo principale della mostra, però ripeto, sono di parte. Ma accanto ci sono 2 tute d'astronauti, anche quelle, che sono tute per missioni simulate, in particolare per una missione che si chiama Space Medicine Operation, SMOPS, che è stata fatta nel deserto dello Utah simulando una missione marziana. E uno potrebbe dire perché si simula una missione marziana? Beh, per tante ragioni, una su tutte è vedere quanto resistono gli astronauti a lunghi periodi di isolamento, che magari vi sembra una cosa semplice, ma giusto per darvi un'idea di che problemi possono sorgere in situazioni del genere, nel 2018 in Antartide un russo ha accoltellato col coltello del burro alla giugulare il collega perché gli aveva svelato il finale del libro giallo che lui stava leggendo. Ora, lungi da me difendere gli spoiler, però capite che è una situazione delicata. Magari su Marte non è il caso che ciò succeda. Quindi si simulano le missioni. E le tute che noi abbiamo lì sono le tute della missione simulata. Sono delle tute, dal punto di vista tecnologico, estremamente avanzate, e le ha sviluppate un'azienda con cui Bergamo Scienza collabora da anni e in cui, tra l'altro, l'anno scorso abbiamo organizzato un tour virtuale. Perché Bergamo Scienza da sempre si impegna a fare in modo anche che le persone scoprano cosa davvero si fa, quale scienza, quale ricerca si nasconde dietro le aziende che magari legge sui nomi dei cartelloni, ma davvero le persone poi non sanno che cosa ci si faccia dentro. E per capire quale sia questo rapporto fra Bergamo Scienza e anche le aziende del territorio, lasciamo la parola virtuale, perché il contributo è video, ad Andrea Moltrasio, socio fondatore e past president di Bergamo Scienza. Bene, buongiorno a tutti. 20ª edizione di questa splendida avventura di Bergamo Scienza. Sono felicissimo che siamo arrivati a questo traguardo. Quando abbiamo iniziato, i primi anni ero stato contemporaneamente presidente dell'Unione Industriale di Bergamo e presidente dell'Associazione di Bergamo Scienza,
per la prima metà di questo percorso fino alla decima edizione, e devo dire che ho sempre sentito il dovere di tenere la vita di questo festival vicina al mondo delle imprese. Imprese che avevano bisogno allora di questo investimento nell'immateriale, quindi nei giovani, nella formazione, nella tecnologia, nella scienza, perché Bergamo è sempre stata una provincia di processo e non una provincia di prodotto, quindi era necessario avere un livello di interesse diverso nei confronti delle materie tecnico-scientifiche. Contemporaneamente c'erano altre cose, ingegneria, l'aeroporto, il chilometro rosso, il Point di Dalmine, cioè un movimento bellissimo. Però oggi io credo che una manifestazione come questo tipo non sia adatta alle celebrazioni, perché noi guardiamo sempre al futuro, a noi interessa domani. Allora la domanda che ci facciamo come imprenditori è se questa manifestazione è ancora importante per le imprese. E la mia risposta è che oggi è più importante di allora, perché come abbiamo visto in questo percorso durato 20 edizioni, il mondo si è sempre più spostato verso l'economia della conoscenza, verso la capacità di, attraverso la scienza, di trovare nuove soluzioni ai problemi di tutti. Oggi si parla tanto di digitale, sostenibilità, ma quale soluzione si può trovare senza la scienza? Nessuna. E purtroppo nella società ci sono ancora tante resistenze, c'è un partito dell'antiscienza che continua a presentarsi. Quindi noi guardiamo avanti, i giovani che sono arrivati, che erano piccoli quando Bergamo Scienza è iniziata, oggi stanno guidando questa attività e penso che a loro presto dovremo cedere le redini di questa iniziativa con tutte le sue evoluzioni, i suoi cambiamenti. E allora che io mando a questi ragazzi un grandissimo abbraccio e un grande in bocca al lupo per il futuro, a cominciare da questa edizione, e sicuro che Bergamo Scienza rimarrà in tutti noi un'esperienza straordinaria, sia quella che è stata, ma soprattutto quello che sarà. Arrivederci. Nel 2013 Bergamo Scienza ha invitato l'attuale senatrice Cattaneo, Elena Cattaneo, a discutere di cellule staminali, più che altro di come queste sono state recepite dalla società italiana. Nello specifico si era discusso di come, nonostante le normative europee e italiane, poi alla fine in Italia si fosse assistito, diciamo, alle solite brutte storie di pazienti magari illusi e poi delusi, di magari cause giudiziarie in atto, il tutto condito da una certa irrazionalità logico-scientifica. E quindi si era parlato di questa situazione complicata, diciamo, sulle staminali. Staminali che poi, 2 anni dopo, nel 2015, sarebbero state poi approvate dalla Commissione europea per la prima commercializzazione di una terapia avanzata per la rigenerazione della cornea. Ecco, la cosa interessante, Moltrasio ha parlato di rapporto fra scienza e territorio. Questo rapporto deve passare non solo per tutta la società in genere, ma poi anche nello specifico c'è un ramo di questo rapporto che è dedicato al rapporto fra la scienza, scusate il gioco di parole e la ripetizione, e le istituzioni. Le istituzioni che sono fondamentali per il dialogo, poi per far sì che la scienza possa dare una mano a prendere delle decisioni che siano sempre più razionali possibili. Non devo, credo, fare troppi esempi su come la scienza abbia potuto dare una mano negli ultimi anni per prendere delle decisioni e quanto c'era la necessità di prenderle più razionali possibili. Ecco, Bergamo Scienza da 2 decenni cerca di coltivare questa relazione fra appunto la comunità scientifica e le istituzioni. E per parlare di questo rapporto che si cerca di coltivare, io chiamo sul palco Mario Salvi, socio fondatore di Bergamo Scienza e presidente del Comitato Scientifico. Allora, innanzitutto grazie che siete qui, perché questo conferma che i 20 anni non li sentiamo. Le istituzioni sono state menzionate, Andrea Moltrasi ha parlato della vicinanza delle imprese, le istituzioni sono state fondamentali per Bergamo Scienza. Devo dire che quando noi singoli cittadini giovani, allora cittadini, ci siamo rivolti, abbiamo presentato questo progetto alle istituzioni di Bergamo, abbiamo raccolto
un entusiasmo, un'apertura verso questa iniziativa, che poi si è tradotta praticamente nella costituzione di un'associazione in cui, insieme ai singoli cittadini che avevano ideato questo evento, le associazioni si sono messe come parte integrante dell'associazione. Direi che questo è anche un esempio abbastanza raro in iniziative di questo tipo nel nostro paese. E questo cosa ha fatto? Ha fatto un po' da garante che questa associazione avesse una vita, e una vita lunga. Ed effettivamente, se siamo ancora qui dopo 20 anni a celebrare questa cosa, è perché evidentemente questo mix ha funzionato molto bene. Il festival si chiama, l'abbiamo nominato, Bergamo Scienza, e questo è, ovviamente caratterizza la vicinanza alla città, al territorio e a tutto quello che questo territorio rappresenta. Devo dire che c'è stato un momento nel periodo di crescita di questo festival, quando abbiamo incominciato a confrontarci con i nostri pari in Italia, che abbiamo pensato, ci siamo perfino sentiti a un certo punto, che questa etichetta Bergamo davanti alla parola scienza potesse essere un limite. Perché? Perché abbiamo fatto fatica a farci riconoscere dai media all'interno del panorama nazionale. Perché per qualche ragione evidentemente Bergamo aveva un'immagine all'esterno diversa, comunque provinciale, e questo sicuramente all'inizio ha creato qualche difficoltà per noi per penetrare nell'ambito nazionale e farci conoscere. Paradossalmente il meccanismo si è completamente rovesciato, perché Bergamo è cresciuta nell'immagine nazionale e Bergamo rappresenta oggi un fiore all'occhiello della cultura. Il fatto che addirittura l'anno prossimo Bergamo sarà capitale italiana della cultura è fondamentale. E quindi in realtà questo ribaltamento di Bergamo davanti alla parola scienza per noi adesso è fondamentale, perché Bergamo, come già stato detto, anche viene riconosciuta come un riferimento culturale e un esempio da questo punto di vista per tutti noi. Mi vorrei rifare a un evento che vorrei riportare alla vostra memoria, come è stato già fatto anche da chi mi ha preceduto, un evento che si è svolto un po' di anni fa, quando abbiamo ospitato The Beautiful Mind, John Nash, premio Nobel per l'economia, per la teoria dei giochi, e che si è presentato da noi in una situazione molto particolare. Voi sapete che John Nash è diventato famoso soprattutto per il film che è stato fatto su di lui, perché oltre ad aver vinto il premio Nobel, molto importante, ma anche perché ha avuto una vita molto travagliata legata al fatto che lui soffriva di questa patologia autistica che l'ha condizionato, e lui da questa esperienza è uscito in modo particolare, perché per sua missione, proprio nel momento in cui l'abbiamo conosciuto e l'abbiamo incontrato e abbiamo interagito con lui, ha ammesso che lui questa patologia aveva smesso di curarsi di questa cosa, e quindi l'interazione con questa persona è stato veramente molto molto difficile. Però quello che è successo, e qui chiamo questa successiva, la sorpresa di trovare a questa conferenza che organizzammo qui attraverso la strada, qui al centro congressi, una domenica pomeriggio, una conferenza sicuramente irripetibile, ma anche, devo dire, poco comprensibile. Credo che molte poche persone che hanno partecipato a quella conferenza riuscirono veramente a intendere, a capire qualcosa. Però cosa c'era? C'era questo incredibile entusiasmo, guardate la coda, abbiamo dovuto montare un maxi schermo esternamente perché il centro congressi non teneva più persone, e queste persone che erano accorse erano di tutte le età. C'erano veramente tanti giovani che probabilmente sono venuti per conoscere, per vedere, di avere un rapporto diretto con questo scienziato che era diventato uno scienziato mito. E questo è un po' l'essenza di Bergamo Scienza, di quello che abbiamo pensato quando abbiamo detto mettiamoli questi scienziati sul palco, mettiamoli a contatto diretto con la gente, perché è questo il modo, sicuramente un modo importante di trasmettere quello che gli scienziati fanno. Siamo a ricordare questi 20 anni e sembra una storia passata, sembra il racconto di una storia di altri, ma invece in realtà è proprio la nostra. E devo dire che, come già vi ho detto prima,
questa associazione è stata formata proprio per durare e per far sì che all'interno di questa associazione ci sia la possibilità di far crescere a chi ha partecipato a questa manifestazione sin dall'inizio. Oggi compiamo 20 anni, una generazione, ma ricordo che 20 anni sono quasi 5 cicli di formazione studentesca delle scuole superiori, da cui noi abbiamo attinto sempre i nostri volontari. I primi volontari oggi sono più che 30enni. E allora direi che grazie appunto a Bergamo, alle sue istituzioni e al fatto di avere così forte un'associazione che è durata 20 anni ma che può durare ancora, voglio parafrasare, perché credo che questo sia una esigenza che mi sento di dire che anche gli altri amici fondatori condividano, voglio parafrasare il motto di quest'anno, che il motto è stiamo crescendo con voi. Il motto che io voglio parafrasare, voglio dire, voi giovani state crescendo con noi da 20 anni e sarebbe ora finalmente che poteste anche intervenire e prendere in mano questo bellissimo festival e lasciare noi spettatori, ma dare la possibilità, darci la convinzione che con passione e con la forza di volontà potete farlo vivere per altrettanti. Grazie. Nel 2007 John Donoghue della Brown University è venuto a Bergamo Scienza per illustrarci quella che era una nuova tecnologia per riparare il cervello, così lui la chiamò. Erano protesi neuromotorie per persone paralizzate. E bisognò aspettare, diciamo, 7 anni per avere il primo caso di una persona paralitica che aveva iniziato a riutilizzare un braccio grazie proprio a questo tipo di protesi. Era un uomo di 53 anni. Ecco, sono tante le sfide che le singole persone, ma anche in realtà la società insieme, deve affrontare. E prima abbiamo accennato a quella sanitaria come sfida, ma potremmo parlare, visto i casi recenti, insomma, di cronaca, di crisi e sfida energetica. Abbiamo la crisi climatica, quindi tante sfide che attendono la società già adesso o nel breve futuro. E quello che può fare la scienza è fornire consapevolezza in queste situazioni, non certezze, anche se qualcuno ogni tanto chiede certezze alla scienza. La scienza le certezze le lascia ad altri. La certezza al 100% nella scienza per definizione non può esistere. L'indagine è sempre continua, è sempre perfezionabile, quindi non abbiamo certezze, però consapevolezza sì. E la consapevolezza è importante anche perché può fornire delle soluzioni utili. Anche se l'indagine scientifica va avanti, le soluzioni cominciano sempre ad arrivare e quindi la società può attingere a queste soluzioni. Ci dice qualcosa su questo via video il presidente onorario di Bergamo Scienza, Edoardo Boncinelli. È un vero piacere salutarvi tutti per questa gioiosa festività di 20 anni di Bergamo Scienza. Bergamo Scienza è una festa della scienza, cioè della testa e del cuore. Chi è qua lo sa, non c'è bisogno di dirlo. La scienza è interessante, mette in funzione il cervello, ma ha bisogno di un po' di entusiasmo, ha bisogno di amore. E chi è qua, certamente, questo amore ce l'ha. Io ricordo il 2002, quando tutta questa bella storia è cominciata, mi sembrano secoli fa, perché il mondo è andato avanti. Quello che mi sento di dire è che Bergamo Scienza ha saputo tenersi al passo di questi progressi e di questi cambiamenti in argomenti che non sono i più facili della Terra. Perché la scienza è bella? È bella perché ti dà l'impressione di capire del mondo a volte anche più di quello che devi capire, e di tenere in testa certi segreti indispensabili. Faccio un unico esempio per non perdere tempo. Chiunque sa che l'elettrone oggi è molto discusso per principio di indeterminazione, c'è, non c'è, è vero, non è vero, e su questo ha scritto dei libri bellissimi,
i nostri rovelli, però noi utilizziamo gli elettroni come se niente fosse. In tutto il mondo, in particolare negli ospedali dove purtroppo ho passato gli ultimi tempi, tutto passa sugli elettroni, tutto passa sull'elettricità, sia la comunicazione dei risultati, sia l'elaborazione dei risultati. Ecco, questo a me sembra il miglior edificio che si possa fare alla scienza. Discutete quanto volete, ma la sua natura è quella di fare qualcosa di concreto. Edoardo Boncinelli ha parlato di elettroni e poi del rapporto, diciamo, con l'ambito salute. In realtà poi la fisica delle particelle in generale è molto legata all'ambito salute. Mi vengono in mente la PET, quando voi fate la PET, la P sta per positron, è diciamo una particella, il positrone, studiato proprio negli acceleratori di particelle. Ma anche molti dei software per l'analisi medica derivano ad esempio da software sviluppati al CERN di Ginevra. Ecco, proprio del CERN, noi abbiamo parlato diverse volte ovviamente a Bergamo Scienza. Nel 2010 venne Guido Tonelli, che era all'epoca il portavoce dell'esperimento CMS del CERN, e Guido Tonelli, 2 anni dopo, il 4 luglio, per il mio compleanno, perché sono una persona importante, ha annunciato, assieme a Fabiola Gianotti, che era la portavoce dell'altro grande esperimento dell'LHC del CERN, ATLAS, hanno annunciato la scoperta del bosone di Higgs, che poi ha portato a un Nobel a Peter Higgs. Ecco, Fabiola Gianotti, peraltro, è un grande esempio, essendo poi diventata al momento la direttrice del CERN, prima donna e tra l'altro riconfermata, è un esempio enorme, credo, di come le donne nella scienza possano dare tantissimo. E questo perché, lo dico, sembra scontato, però purtroppo, secondo quelle che sono diciamo le principali statistiche che abbiamo, la popolazione in generale, non solo in Italia ma anche in Italia, è convinta che la scienza sia più un qualcosa da uomini. E fortunatamente questa cosa sta cambiando, anche se purtroppo questo stereotipo ce l'hanno anche i bambini. Se voi chiedete a 100 bambini e bambine di disegnare una persona che fa scienza, il 75% disegnerà un uomo. Perché? Perché anche nei cartoni gli scienziati sono praticamente tutti uomini. Fortunatamente questa cosa sta cambiando. Fortunatamente a Bergamo Scienza abbiamo avuto grandissimi esempi di donne scienziate, quando nel 2018 Bergamo Scienza ha dovuto scegliere da chi essere rappresentata, diciamo, tramite 2 cartoni animati che fungessero anche da mascotte, ha scelto 2 scienziate, 2 grandi amiche di Bergamo Scienza: Margherita Hack, che tra l'altro recentemente è stata la prima donna scienziata a cui è stata dedicata una statua in Italia, perché non esistevano statue a donne scienziate, e poi Rita Levi Montalcini, che peraltro è una delle 24 donne che nella storia dal 1901 ad oggi è stata insignita di un premio Nobel. 24 donne su 720 premi dati. Questo dovrebbe dare un'idea del problema che c'è da questo punto di vista. Ma a proposito di Rita Levi Montalcini, io chiamo sul palco Piera Levi Montalcini, presidentessa, presidente dell'associazione Levi Montalcini. Buonasera. Allora, io non è la prima volta che vengo a Bergamo Scienza e ho accompagnato la zia all'inaugurazione di Bergamo Scienza 20 anni fa, ma l'avevo già accompagnata anche prima alla apertura di Sinapsi, quindi la vicinanza con il gruppo che sta lavorando così bene da così tanti anni è di 23 anni fa. Io sono presidente dell'associazione Levi Montalcini, che è nata come costola della fondazione Levi Montalcini, e ci occupiamo anche noi di bambini, di scienza, di cercare di fare in modo che i bambini si avvicinino alla scienza e che le ragazze la smettano di pensare che ci sono delle cose da maschi e che i maschi la smettano di pensare che ci sono delle cose da femmina, cosa purtroppo molto radicata.
La zia è andata all'università, erano in 7 donne nel suo corso, però forse ce n'era qualcun'altra negli altri corsi. Quando io mi sono iscritta a ingegneria eravamo in 7 in tutto il Politecnico, ingegneria e architettura ce n'erano di più. Quindi direi che sono vecchia, ma non così vecchia. Per fortuna oggi, dopo un po' di anni, la percentuale sta salendo. E sta salendo soprattutto nelle università di ingegneria e non nei politecnici, perché la parola fa paura. Allora, tante volte la parola fa paura e le ragazze non si avvicinano alla scienza proprio solo per paura e solo per stereotipo. Diciamo poi che nel 2000 avevo accompagnato zia Rita a una riunione, a una conferenza di donne scienziato in Europa, a Bruxelles. E la lamentela, la difficoltà che tutte evidenziavano era il fatto che loro poi magari avevano dei figli, avevano una famiglia, eccetera, e quindi non riuscivano a stare al passo con i maschi che potevano dedicare tutto il loro tempo invece al loro lavoro. Direi che questo purtroppo non è ancora molto cambiato, è ancora il motivo per cui le ragazze a un certo punto si ritrovano a dover rincorrere qualcuno che può stare a lavorare 24 ore al giorno sullo stesso tema, mentre loro sono distratte da tanti altri eventi. Per cui sono passata da lodare il multitasking delle donne a dire che forse non è così vantaggioso. È vantaggioso perché siamo veloci, perché pensiamo a tante cose, perché ci spostiamo velocemente da un tema all'altro, ma poi alla fine concludiamo meno di chi si concentra proprio su un tema. Zia Rita si è concentrata sul suo tema e tutti mi dicono che si è sacrificata per la scienza. Io penso che si è divertita moltissimo, quindi per me non si è sacrificata proprio. Era quello che le piaceva fare e lo faceva dalla mattina alla sera senza dover lavare i piatti, che forse è anche comodo. Che poi non è tutto vero, perché quando era in America preparava l'autopranzi per tutti gli italiani che stavano a St. Louis e lo faceva di sera, nelle sue lettere si trova tutta questa spiegazione, lo faceva di notte, metteva in freezer e sabato e domenica tirava fuori dal freezer, che qui ancora non esisteva, e pranzava con i suoi amici. Quindi forse lei aveva una dote in più, delle capacità in più, io non lo so, sicuramente io mi stupisco quando guardo che cosa faceva, perché io tutto quello che faceva lei non riesco a farlo, non sono mai riuscita a farlo. Riusciva ad andare in laboratorio, riusciva a fare i suoi esperimenti, riusciva a scrivere le lettere alla famiglia almeno un giorno sì, un giorno no, perché una volta la mandava alla mamma, una volta alla sorella, una volta all'altra sorella, una volta a mio padre, quindi le lettere erano se non giornaliere quasi, con delle lettere lunghissime che non hanno una cancellatura, e io mi domando sempre come facesse, perché quando io comincio a scrivere dopo un po' correggo, ho sbagliato un tempo, la frase mi è girata male. Lei partiva dalla prima parola per arrivare all'ultima, c'è un'unica lettera su 2000 e più che ci sono che ha una cancellatura, e questo inizia però fin da piccola, perché abbiamo tirato fuori adesso le lettere dei fratelli Levi Montalcini, zia Rita, zia Paola, zia Nina, il mio papà, che scrivevano regolarmente al nonno che stava a Bari e lavorava a Bari, quindi si scrivevano anche loro moltissimo. E tutte queste lettere sono tutte, non, ce n'è pochissime di rifaciture, quindi probabilmente abituandosi fin dal piccoli si riesce. Di qui mi aggancio per dire a Gianvito e a Bergamo Scienza che voi avete incominciato dall'alto, io sto cercando di incominciare dall'asilo nido, perché secondo me dall'alto prendo quelli che già amavano la scienza, invece il mio intento è quello di cercare di prendere i bambini dell'asilo nido
e instradarli al ragionamento logico, all'osservazione e alla curiosità, che è la base poi per sviluppare la fantasia e per immaginare un mondo diverso. Si è detto che l'arte e la scienza vanno di pari passo. Io sono fortunata perché in casa zia Rita era più scienziata che non artista, zia Paola era artista ma era anche scienziata perché ha studiato tutto quello che si poteva studiare sulla matematica per poter fare i suoi quadri, per poterli sviluppare. Mio padre era tutte e due perché era da una parte architetto e dall'altra scultore, quindi riuniva tutte le capacità in lui. E questo, sicuramente questa dualità che c'era in famiglia di impostazione scientifica da una parte e artistica dall'altra, è stata quella che ha fatto sì che tutti potessero emergere nel loro campo, perché stimolati l'uno dall'altro e perché si contaminavano e avevano un rapporto molto stretto tutti, si parlavano tutti del loro lavoro e c'era papà che correggeva zia Paola che correggeva zia Rita e zia Rita che magari li correggeva tutti e due. Quindi il fatto di continuare a insistere che non esiste una dicotomia tra la letteratura, l'arte, la scienza e la filosofia, secondo me è importantissimo, perché sono tutti modi di pensare che danno la possibilità di sviluppare i pensieri, e direi che la scienza, alla base della scienza c'è la fantasia e la voglia di ricercare. Non per niente zia Rita le piaceva, nel tempo in cui si rilassava, leggere Agatha Christie, perché doveva trovare l'assassino, e invece nella scienza dobbiamo trovare perché, e quindi più o meno è la stessa cosa. Di qui io mi auguro che Bergamo Scienza vada avanti più dei 20 anni che tutti hanno menzionato, perché mi sembra solo il professor Siti ha detto e di più. Io dico di più, finché dura, finché c'è vita, finché c'è scienza, finché ci sono ragazzi e finché c'è qualcuno che si diverte a pensare a un modo diverso di vivere e a discutere tutto quello che è stato fatto per inventare delle modalità più belle. Piccola nota finale, l'elogio dell'imperfezione, titolo del libro di zia Rita: tutto ciò che è imperfetto è bellissimo perché è perfettibile, ci dà modo di ragionare, di pensare e di divertirci. Buon divertimento a Bergamo Scienza. Grazie mille a Piera Levi Montalcini, che ci ha riportato anche alla mente la figura di Rita Levi Montalcini, che è stata peraltro presidente onorario del Comitato Scientifico di Bergamo Scienza, come dicevamo, due grandi amiche, lei e Margherita Hack del Festival. Ma siamo partiti con Gianvito Martino, che ha detto che appunto Bergamo Scienza è nata con lo spirito di creare una società della conoscenza, non solo un'umanità tecnologica. Ecco, sarà un caso, ma nel 2003, quando nasceva Bergamo Scienza, si concludeva, dopo un viaggio molto lungo di 13 anni, il progetto Genoma Umano. E a me piace vedere, diciamo, una specie di figura allegorica per cui questo grande progetto, questo grande balzo della conoscenza umana ha ceduto un testimone più piccolo, piccolo ma comunque ambizioso, a un festival che cerca in un modo o nell'altro di sviluppare una società della conoscenza. È una società che cerca di guardare ai giovani, lo si è detto più volte, per ultima adesso Piera Levi Montalcini ha detto proprio si parte dai più piccoli, quindi ovviamente il nostro sguardo è verso i giovani, però in realtà ogni fascia d'età deve aiutare a costruire questa società della conoscenza. Ognuno mette un po' un piccolo San Pietrino sul selciato, scusate, non so più parlare a un certo punto, sul selciato della scienza. Ecco, io volevo davvero ringraziarvi per essere stati qui questa sera. Adesso io vi lascerò alle parole di André Geim, solo giusto un minuto tecnico per risistemare il palco, e non mi resta che davvero augurarvi questa 20ª edizione di Bergamo Scienza affinché voi possiate godervela fino in fondo e possiate aiutare davvero con questo selciato. Grazie a tutti e buon festival.
three, four, five, six. Hello. Can't hear a word. I can't hear. You should hear from here. I can't hear. No, they hear you. I can't hear anything. I can't hear anything. Hello. Ah, now I hear. Now I hear something. Say it again. Okay, present. Say it again. Hello. Hello. Yeah, I hear now without phones. I have to use phone to hear you. Hello, 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 hello. Say
Buonasera, io sono Gaia Sperandio e sono una dei volontari di Bergamo Scienza. Prima di iniziare vi chiediamo un momento di attenzione e vi ricordiamo che collegandosi al sito bergamoscienza.it e cliccando sul pulsante live è possibile postare su Facebook e Twitter la diretta dell'evento, inviare domande ai relatori e invitare i propri amici e follower a seguire la conferenza in streaming. Le domande dal web vengono ricevute da noi volontari che ne proporremo una selezione durante il dibattito in sala. Per la traduzione simultanea è sufficiente scannerizzare il QR code che trovate indicato sulle porte della sala o proiettato alle mie spalle. Il QR code vi indirizzerà direttamente a Converso Web App, dove potete selezionare la lingua di interpretariato dal menu a tendina. Per l'ascolto della traduzione è necessaria una coppia di auricolari. Vi chiediamo la cortesia di utilizzare le vostre. Chi ne fosse momentaneamente sprovvisto può chiedere ai volontari in sala. Vi preghiamo di silenziare i vostri apparecchi elettronici e di partecipare numerosi alle iniziative di Bergamo Scienza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Buonasera a tutti. Io ho il compito, come vedete, di introdurre il primo ospite di questa 20ª edizione di Bergamo Scienza, che è il premio Nobel per la fisica André Geim. Prima di farlo, però, consentitemi di spendere proprio un minuto per dire anche la mia rispetto a questi 20 anni. Avete ascoltato gli interventi dei fondatori, di coloro che hanno in questi anni dato vita a questa magnifica avventura che si chiama Bergamo Scienza. Io vorrei testimoniare che quel patto collettivo di cui parlava Gian Vito nell'intervento iniziale, che ha fatto sentire questa comunità in qualche modo partecipe dell'avventura e responsabile del suo successo, del suo futuro, ha coinvolto in tutti questi anni l'amministrazione comunale di Bergamo, e negli 8 anni da che faccio il sindaco io mi sono sentito molto partecipe di questa cosa, convinto di avere la possibilità di contribuire in piccolissima parte a qualcosa di molto positivo e utile per il nostro territorio. La scommessa di Bergamo Scienza è quella di rendere la scienza accessibile a tutti e di divulgare non soltanto le singole conoscenze specifiche, ma un modo di leggere la realtà, un metodo, che è quello appunto del rigore, che cerca di cogliere la verità delle cose e di andare oltre le ideologie o le tante notizie false che circolano e alle quali siamo sottoposte. Io credo che questa cosa abbia prodotto dei benefici enormi per la città, soprattutto per i giovani, ai quali l'iniziativa è stata dal primo giorno indirizzata. E pensavo questo, che così come succede per i fenomeni demografici, che tendono ad avvitarsi, per cui dopo 30 anni di declino demografico succede che sia molto difficile invertire la tendenza, perché anche se cresce il tasso di natalità, le coorti di donne in età fertile si sono ridotte. Così succede in Italia, è successo in Italia. Così succede al contrario, in positivo, quando per 20 anni semini in una platea di migliaia di giovani, e a quel punto hai costruito anche un ambiente più fertile, nel quale ogni volta che metti un nuovo seme, come si cercherà di fare con questa 20ª edizione, i frutti, i fiori sono più belli e più ricchi di prima. Quindi un grande grazie a Bergamo Scienza. Quando si dice Bergamo è cambiata, Bergamo è cresciuta, io credo che voi abbiate una bella parte di merito di quello che è accaduto in questi anni. Grazie davvero. E veniamo al mio compito di questa sera, che è soltanto quello di introdurvi brevemente il nostro ospite. André Geim, l'avete letto, premio Nobel per la fisica del 2010 per i suoi studi sul grafene. Io cercherò di aggiungere qualche breve nota biografica, niente di più, perché non ho la capacità ovviamente di spiegarvi le cose complicate su cui lui ha esercitato i suoi studi, del resto è qua in carne ed ossa, quindi lo farà in prima persona. André Geim in realtà è Andrei Konstantinovich Geim, perché nasce in Russia, a Sochi, dove nel 2014 ci sono state le Olimpiadi invernali, forse lo ricorderete, nel 1958. Resta in Russia, nell'Unione Sovietica, perché questo era
ai tempi fino al 1990. Lascia il suo paese un anno prima della caduta dell'Unione Sovietica, con una buona scelta di tempo. Arriva in Europa, dove comincia a studiare, ha diverse occupazioni precarie, come capita a chi comincia una carriera, anche la carriera scientifica conosce queste difficoltà, finché nel 1990 gli viene proposto un contratto a tempo indeterminato in Olanda, nell'università di Nimega, e qui si reca e comincia a fare degli studi, partendo forse più che dalla sua vocazione, che era, come poi tornerà effettivamente a esercitare, più legata al tema dei film sottili, si occupa invece di campi elettromagnetici, perché la strumentazione che trova nell'università olandese è particolarmente adatta a quel tipo di studi. Ed è grazie a questi studi sui campi elettromagnetici che di lì a pochi anni ottiene il suo primo grande premio. Non è il Nobel ancora, è l'Ig Nobel, come avete ascoltato nell'anticipazione. L'Ig Nobel è un premio satirico che ogni anno riconosce i lavori di 10 ricercatori che hanno fatto degli studi particolarmente strani, divertenti, assurdi, ed è patrocinato dalla rivista Annals of Improbable Research. Però guardate, non è una cosa poco importante, anche se fa abbastanza ridere. L'oggetto di questo studio è il fatto che lui ha fatto levitare una rana. Non so se avrà tempo e voglia di spiegarci come ha fatto a tenere sospesa nell'aria una rana. Levitare, non lievitare, ovviamente. Questa cosa lo rende abbastanza popolare nell'ambiente scientifico, tanto che a 40 anni riceve varie altre proposte, e tra queste sceglie la proposta dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che gli propone un contratto a tempo indeterminato come professore ordinario. Il primo era professore associato. Questo dimostra che il posto fisso ha il suo fascino anche per gli scienziati. E qui torna, come dicevo, a occuparsi di quello che era forse il suo primo amore dal punto di vista scientifico, cioè i film ultrasottili. I film ultrasottili sono strati di materiale particolarmente sottili, appunto, nell'ordine non dei millimetri, ma di un'unità di grandezza infinitamente inferiore ai millimetri. Poi ci spiegherà meglio. E in particolare, tra i tanti materiali, si occupa del carbonio e del grafene, che è fatto di carbonio, ed è in particolare una enorme quantità di strati atomici, leggo perché insomma, infatti di reticoli esagonali di carbonio. Questo è il grafene, che è un materiale straordinario dal punto di vista della conduzione. Bene, Geim isola e si mette a studiare un unico strato di carbonio, insieme ad un collega, anch'esso russo, Konstantin Novolesov, che è stato ospite qualche anno fa di Bergamo Scienza. E i due continuano l'esplorazione di questi film sottili, andando via via ad assottigliare con delle tecniche anche abbastanza artigianali. Leggevo in una nota preziosa per me di Luca Perri che usavano dello scotch per strappare strati e rendere ancora più sottili, e arrivano fino al grado estremo, credo, ovvero a isolare uno strato di un atomo, ovvero un oggetto bidimensionale fatto di celle esagonali di carbonio. Questo materiale, pur così sottile, ha straordinarie caratteristiche di flessibilità, la flessibilità della plastica e la resistenza del diamante. L'esempio che in questa nota Luca faceva per spiegare quanto sia resistente quel materiale è, come dice, per romperlo servirebbe un elefante che montasse in equilibrio su una matita, allora forse si riuscirebbe a rompere. Comunque il grafene è un materiale straordinario che ha mille applicazioni, in particolare per i semiconduttori, ed sono proprio questi studi che nel 2010 sono valsi ad André Geim il premio Nobel, questa volta per la fisica, insieme al collega russo. E questo ovviamente lo proietta in una dimensione
di straordinario prestigio. Peraltro, appunto, è l'unico scienziato al mondo vivente che abbia vinto tutti e due i premi, sia l'Ig Nobel che il Nobel. Dei suoi studi, di quello che ha continuato a studiare dal 2010 ad oggi, è qui per parlarci direttamente, signore e signori, André Gide. Grazie molto. The mayor gave so extensive Grazie. And accurate information. Il sindaco sure vi ha già detto tutto, non so bene che cosa posso aggiungere io a questo punto. Forse è meglio che chiudo tutto e me ne vado. Comunque, scherzi a parte. Per i prossimi 40 minuti più o meno cercherò comunque di spiegare quanto vi ha detto lui, magari aggiungendo qualche dettaglio per quanto riguarda la mia carriera negli ultimi 20 o 30 anni. Quando si viene conferiti un premio così prestigioso, vengono generalmente fatte due domande: in che modo e perché? Per quanto riguarda il primo interrogativo, vi racconterò come ci sono arrivato. E per quanto riguarda il perché, cercherò di spiegarvi che cosa c'è di così speciale su questo materiale e perché è il materiale a essere premiato. Non io, perché il premio viene dato per la scoperta, però in questo caso quindi il premio è andato al materiale. Io sono stato semplicemente, se volete, il portavoce. Come diceva giustamente il sindaco Gori, conviene parlare del momento in cui sono stato nominato per la prima volta professore ordinario in Olanda. A quel punto mi sono detto: la mia carriera a questo punto è sicura. E allora ho cominciato a svolgere degli esperimenti casuali. Noi siamo dei professionisti, veniamo retribuiti per fare certe cose, cose che tutti si aspettano che noi facciamo, però come mi è capitato di scoprire una trentina d'anni fa, le cose ogni tanto sono un po' noiose. Per cui ho deciso di fare qualcosa a latere, qualcosa di insolito, che non ricade necessariamente nel mio stipendio. Così ho dedicato un 10% a qualcosa di un pochino più divertente. Una delle prime cose con cui ho sperimentato è stata la presenza dell'acqua in dei campi fortemente magnetici. Lì avevamo dei magneti, dei solenoidi molto potenti, niente di eccezionale, perché gli stessi solenoidi ce l'hanno anche tanti laboratori nel resto del mondo, però evidentemente prima di me nessuno si era fatto questa domanda semplicissima, ovvero che cosa succede se si mette dell'acqua in questi campi elettromagnetici potenti? Per cui un venerdì notte, piuttosto tardi, come mi è stato detto, sono andato nel laboratorio, ho versato dell'acqua all'interno del solenoide, che non è quanto fanno generalmente gli scienziati, perché gli scienziati in genere non versano dell'acqua su apparecchiature costose. Io l'ho fatto invece e più o meno sapevo che cosa sarebbe potuto succedere. Ed effettivamente avevo torto. E alla fine invece ho visto qualcosa che non si aspettava nessuno, né sottoscritto negli altri, perché ho visto questa specie di palla d'acqua che galleggiava nell'acqua, cioè, o se volete, levitava. E qui vedete il video originale di questa sfera. È verde semplicemente perché ci abbiamo puntato sopra una luce verde. E generalmente non si sposta nello spazio, però l'ho fatta spostare io perché sarebbe stato un po' noioso se fosse stata lì stabile come la Stazione Spaziale Internazionale. Io non avrei mai pensato che sarebbe successo questo, perché nel giro di pochi minuti
ho capito finalmente che effettivamente è onnipresente il magnetismo, un qualcosa che possiedono tutte le sostanze circostanti. Noi generalmente quando pensiamo del magnetismo pensiamo al ferro, alle calamite e altri materiali. E noi pensiamo di non essere una specie magnetica e invece avremo torto perché siamo lievemente magnetici, anche se il nostro magnetismo è repulsivo, nel senso che respinge, per cui c'è una leggera forza che noi emettiamo, per cui in questo caso l'acqua, esattamente come per qualsiasi essere vivente o tutti gli altri materiali oggetti, in questo caso il magnetismo dell'acqua che ha consentito di compensare la gravità. Ma quello che mi ha sorpreso non è stata l'osservazione della levitazione, bensì la reazione dei miei colleghi il giorno dopo quando li ho informati. Quando gli ho detto, ma sai che all'interno del nostro solenoide è levitata l'acqua? Loro mi hanno detto, ma è impossibile. Eppure era gente che lavorava in maniera professionale da 40 anni e loro avevano sempre pensato che il magnetismo fosse un fenomeno estremamente limitato per quanto riguarda delle sostanze o degli esseri viventi come noi. Ho dovuto mostrarglielo e a quel punto loro è venuta un'idea geniale, ha detto cos'altro possiamo far levitare, e così nel solenoide abbiamo messo di tutto di più e naturalmente tutti questi oggetti, persino i frutti, hanno cominciato a levitare perché era sempre presente lo stesso fenomeno. A un certo punto mi sono stufata e mi ho detto, ma cerchiamo di far levitare qualcosa che non viene, che non piace ai miei colleghi, ma che piacerebbe anche agli scolari e ai bambini. E così ho messo un ranocchietto all'interno del solenoide. E così ho detto. Praticamente ho detto a tutti, se possono volare i ranocchi, possono volare anche gli altri. Qui vedete il video del ranocchio che vedete un po' strapanzato e vola qua e là. Sapete che generalmente noi fisici cerchiamo di trattare con materiali statici, i ranocchi non sono generalmente congeniali, non ci siamo tanto abituati, per cui alla fine non soltanto mi è stato conferito il premio Ig Nobel, come ha detto il sindaco, ma addirittura questa foto è stata pubblicata in tantissime riviste scientifiche, ancora oggi tanti vengono da me alle conferenze e mi dicono io la conosco, io non ho più pallida idea di cosa sia il grafene, ma il suo ranocchio me lo ricordo. Quindi non so se sia il premio Nobel o Ig Nobel, comunque chiudo così, diciamo, la mia arringa e vi posso dire che secondo me io sono più famoso per via della rana. Vedete, ricevo un sacco di lettere, come questa letterina di una bambina di 9 anni che dice «Caro André Geim, sarei davvero interessata a sapere come sei riuscita a far galleggiare la rana. Potresti mandarmi più informazioni sull'esperimento? Ho 9 anni e vorrei diventare anch'io una scienziata». Per cui secondo me già il fatto di ricevere questa letterina è valsa la pena. Quando si svolgono degli esperimenti al di fuori della routine scientifica, ti viene voglia di ripetere questi esperimenti un po' fuori dall'ordinario. Per cui, dopo un paio d'anni, ho cominciato a interessarmi a questi animali magnifici, i gecko. Perché leggendo nella letteratura ho capito in che modo i gecko si arrampicano sui muri, perché hanno delle dita, delle zampa che sono pieni di piccoli peli sottilissimi, senza adesivi, per cui quando ogni pelo tocca il muro vi aderisce con una minima forza di circa un nano newton, quindi un milionesimo di newton,
Eppure i geco imparano a utilizzare simultaneamente tutti i loro peli sulle zampine e ce ne sono miliardi, e così facendo, aderendo al muro, ci sono queste forze che consentono loro di arrampicarsi e camminare sui muri. A quel punto mi sono detto, questo sì che potrei fare nella mia carriera professionale, quindi non far levitare i ranocchi, bensì magari potrei concentrarmi su questi materiali in questa piccolissima scala spaziale. E così è stato. Allora abbiamo riprodotto questi peli utilizzando la nostra struttura, utilizzando una specie di foresta di peli, perché il concetto era quello di realizzare un guanto e poi far uscire uno dei nostri studenti dalla finestra per vedere se sarebbe riuscito ad arrampicarsi sulla facciata. Però purtroppo l'Accademia non ci ha consentito di realizzare grandi quantità di quel materiale, per cui ho dovuto dimostrarlo con questo modellino, e con questo modellino ha funzionato. Dopo 5 anni c'è stato chi ha riprodotto questo guanto su scala reale, ho visto addirittura dei video con delle persone che si arrampicavano sul soffitto, però purtroppo ce la fanno compiere uno o due passi, però dopo questi peli si agglutinano e non aderiscono più alle superfici, per cui secondo me ci dobbiamo far spiegare meglio dai geco come tenere puliti i peli dopo che si sono attaccati al muro. Però purtroppo la situazione è questa al momento, è una cosa di cui non mi interesso più, però giusto per farvi sapere che è un campo ancora in evoluzione, chissà che prima o poi non riescono effettivamente a realizzare questi guanti simili alle zampine del geco. Ma adesso arriviamo al grafene, oggetto del premio Nobel. Anche questo è venuto fuori non so bene come, perché io non mi ero mai occupato della grafite, per esempio, in passato. Però sapevo che la grafite è un materiale molto interessante. Mi sono chiesto, ma perché nessuno utilizza dei film molto sottili di grafite? Perché nessuno era riuscito a realizzarli. La grafite generalmente viene utilizzato come materiale sfuso. E quindi sono centinaia d'anni che veniva studiata la grafite. E generalmente che cosa fa la gente? Utilizza dello scotch, quindi del nastro adesivo, lo fa aderire alla superficie della grafite e poi la sfoglia, e così facendo si riesce a realizzare una superficie bella pulita di grafite. E allora a quel punto hanno studiato la superficie della grafite e se ne accontentavano. E poi cosa succedeva? Buttavano via lo scotch che contenevano appunto anche dei detriti sulla superficie, nel cestino, e non si sono resi conto che così facendo si sono giocati l'eventualità di guadagnarsi un premio Nobel. E invece noi cosa abbiamo fatto letteralmente? Siamo andati a ripescare uno di quei scotch, di quegli scotch che recava dei detriti, e li ho studiati sotto il microscopio. E vedete che l'abbiamo sottoposto a un raggio luminoso. Infatti dalla foto vedete che ci sono delle particelle nere che rappresentano la grafite spessa, che non è trasparente. Sapete che i metalli, il ferro, l'oro non sono trasparenti. Quando si vedono questi fiocchi trasparenti, allora capite immediatamente che in questo caso stiamo parlando di uno strato ultrasottile di grafite. Ed è stato un momento eureka per me, perché nessuno aveva mai studiato fino a quel punto dei film sottilissimi di grafite, noi sì, e abbiamo cominciato a studiarlo. Come ho detto, è stato un momento eureka, perché quando mi sono detto si è accesa la lampadina, no, l'ho
ho trovato, perché naturalmente l'istruzione, soprattutto nell'ex Unione Sovietica, non era male, come credo in Italia, perlomeno fino adesso. Quindi se noi diamo un'occhiata attorno a noi, sappiamo che tutto ciò che ci circonda è tridimensionale, cioè noi viviamo in un mondo tridimensionale, i materiali sono tridimensionali e abbiamo le tre dimensioni, altezza, lunghezza e larghezza, perché tutto ha tre dimensioni. E sulla base delle leggi della fisica, sappiamo che vivendo in un mondo tridimensionale, qualsiasi cosa cresca, automaticamente crescerà nelle tre dimensioni, altezza, lunghezza e larghezza. In natura non vi è alcuna possibilità di realizzare dei materiali che sono costituiti solamente da uno strato monoatomico, monomolecolare, perché in fondo la natura è intelligente, furba e dice perché mai dovremmo crescere in una o due dimensioni quando ne abbiamo tre a dimensioni, per cui tutto ciò che è attorno a noi è disponibile in tre dimensioni. Invece, che cosa abbiamo fatto noi? Non abbiamo coltivato noi questi materiali, abbiamo preso dei materiali già esistenti, tipo la grafite o, se volete, anche una briciola di sale, più o meno equivale. E quando questo materiale ha tutti questi parametri, noi estraiamo da quel materiale un piano atomico, che non è vietato dalle leggi della natura, perché la crescita avviene a temperature elevate, mentre invece è consentito avere questa stabilità alle temperature ambienti. Quindi siamo stati noi per la prima volta a realizzare questo esperimento con lo scotch. Così facendo siamo riusciti a estrarre un singolo piano atomico. Così si presenta il grafene. Questa è proprio un'immagine reale su un wafer di silicio ossidato, e questo è irrilevante, però vedete che è un monocristallo, quindi un unico strato. Lo strato consiste solamente di un atomo. Naturalmente potete utilizzare, volendo, anche delle tecniche moderne, per esempio in questo caso la microscopia a trasmissione di elettroni, e vedete che questo è un atomo di carbonio in questo reticolo esagonale. Per cui ci siamo ritrovati con questo materiale che è costituito da un unico strato atomico. E allora che cosa potremmo farcene? Perché magari se le cose si fossero fermate lì mi sarei guadagnato un altro premio Ig Nobel. Invece aveva una struttura semplicissima, ma nessuno si era mai aspettato che quando avremmo cominciato a studiare le proprietà della grafene, abbiamo capito che aveva delle proprietà fantastiche, non soltanto il materiale più sottile possibile, con la più grande area superficiale, e anche il materiale più forte e resistente per quello spessore, addirittura più resistente, più forte del diamante, però è anche pieghevole e può essere quindi stirato e disteso senza problemi. E tra l'altro presenta una conducibilità termica da primato, è totalmente impermeabile, un'elevata densità di corrente, e magari dopo vi parlerò di alcune di queste proprietà, magari più tardi, che non sono proprio elementari. Ma la cosa più importante che abbiamo imparato studiando questo materiale è che quando si estrae un singolo piano dal materiale sfuso, le proprietà si alterano in maniera tale da essere completamente diversi dal progenitore, perché uno pensa che togliendo un pezzo di un altro automaticamente si ritrova la riproduzione delle stesse proprietà, e invece no, perché le proprietà del materiale discendente erano completamente diverse da quelle del ascendente, perché a questo punto non avevamo più un materiale tri, bensì bidimensionale. Il mio lavoro, e soprattutto quello onorato dal premio Nobel, riguardava soprattutto le proprietà elettroniche dei materiali, in che modo fossero particolarmente
alta la conducibilità e come si presentava la configurazione degli elettroni di questo materiale. Questo è un esperimento fisico, se volete, un po' complesso, ma cercherò magari di parlarne in maniera superficiale. Con questo unico lucido cercherò di spiegarvi il motivo per cui questo materiale è così speciale. Sappiamo che nel mondo in cui viviamo ci sono degli elettroni che magari si muovono, non so, nel rame o nell'oro, come delle palle da biliardo, però c'è che invece un'altra descrizione con l'equazione di Schrödinger, dove abbiamo delle particelle subatomiche che viaggiano a delle velocità relativamente basse. Ed è quello che fanno i fisici dello stato solido. Noi utilizziamo l'equazione a sinistra. Se invece siete un astrofisico, fisico delle particelle, tendete a utilizzare l'equazione di Dirac, che viene applicata alle particelle che viaggiano a una velocità vicina a quella della luce. E queste sono fondamentalmente le due equazioni di base per descrivere l'universo che ci circonda in maniera molto semplicistica. Generalmente tutti i metalli semiconduttori vengono descritti con la vignetta di sinistra, con quella di destra invece, come dicevo, sono più di interesse per gli astrofisici e quelli delle particelle. Cosa ha fatto Grafene? Ci ha mostrato che gli elettroni in questo materiale imitano molto da vicino il comportamento degli elettroni a livello ultrarelativistico. Quindi, ergo, con questo materiale possiamo studiare dei fenomeni che prima erano accessibili solamente in delle strutture enormi come il CERN. Vi faccio un esempio. Questo era il lucido più difficile della mia presentazione. Se siete riuscite in qualche modo a capirne qualcosa, state sereni che il resto sarà molto più semplice. Abbiamo condotto degli esperimenti relativamente a come sondare il fenomeno di questi elettroni speciali che si spostano all'interno del grafene, e il fenomeno di cui farò un esempio è definito il tunneling di Klein. Klein è il nome di un norvegese che l'ha studiato, che ha scoperto dall'equazione della fisica delle particelle circa 80 anni fa. Nessuno gli ha creduto in realtà quando l'ha formulata, perlomeno per molti anni, nessuna attrezzatura a livello internazionale in grado di dimostrare questo fenomeno. Nel nostro mondo sappiamo bene che cosa succede se si va a sbattere contro un muro di cemento con un'automobile. Il risultato lo vedete, non abbiamo bisogno di spiegazioni per capirlo. Se invece viviamo nel mondo che segue le regole della fisica quantistica, alcuni sapranno che vi è un fenomeno chiamato il tunneling quantistico, i cellulari, i computer non funzionerebbero se non capissimo questo fenomeno. In questo caso gli elettroni nei materiali possono avere questo effetto, quindi nel mondo quantistico se c'è l'auto che va a sbattere contro il muro ci sarà una parte, per così dire, un fantasma dell'auto che riesce a passare attraverso il muro. Se invece viviamo nel mondo che si comporta secondo le leggi che governano il comportamento degli elettroni nel grafene, che cosa succederebbe? O comunque quanto spesso e quanto alto, indipendentemente dal muro, comunque l'auto passerebbe attraverso il muro. Questo è il fenomeno che abbiamo studiato con il grafene e questo è il fenomeno che poi governa, che spiega il perché il grafene è così conduttivo, perché ha così tante proprietà e proprietà superlative, come abbiamo visto prima, perché si cerca
di impedire agli elettroni di spostarsi, di muoversi, ma nel grafene gli elettroni comunque riescono a passare anche attraverso un muro. Adesso magari salto questo esempio perché riguarda l'aspetto del grafene, quindi questo esempio lo salto. Vi do un altro esempio che non riguarda le proprietà elettroniche, ma qualcosa che abbiamo rilevato per darvi un'idea di quanto sia utile questo materiale. Sappiamo che nonostante lo spessore di un atomo, il grafene è un materiale molto impermeabile, anche l'elio non riesce a passare, molti lo sanno già. Ma recentemente, un paio di anni fa, ci siamo spinti all'estremo per capire e per dimostrare quanto impermeabile sia questo materiale. È un esperimento molto semplice dal punto di vista concettuale, perché abbiamo creato delle recinzioni, per così dire, di una dimensione di un micron, cioè un centesimo la dimensione del vostro capello, no? Quindi se tagliamo in sezione trasversale il capello, bene, è un centesimo. E comunque quando si ha queste recinzioni così piccole, anche se abbiamo degli extra atomi al loro interno, comunque vi è una quantità così limitata di aria al loro interno che praticamente i cambiamenti avvengono. Quindi abbiamo esposto queste recinzioni all'elio e se l'elio riuscisse a permeare la membrana che è del grafene, bene, questa si solleverebbe. E con questo tipo di sensibilità la massima sensibilità che sia raggiungibile, comunque attraverso il grafene non passa neanche un atomo di elio all'ora, quindi uno strato di grafene è più resistente di un diciamo una piastra, una lastra di quarzo che è spessa un chilometro, quindi un materiale estremamente impermeabile anche all'elio. È stata una buona idea quella che abbiamo elaborato, perché se il materiale è impermeabile pur essendo così sottile, lo potremmo utilizzare come plastica perché i prodotti nei supermercati risultino più durevoli, perché la plastica dei supermercati consente all'acqua di fuoriuscire. Invece questi contenitori di plastica potrebbero essere realizzati in grafene, e il grafene finora era un materiale estremamente costoso, però vi è anche una variante poco costosa chiamata ossido di grafene. E come vedete a destra sono piccoli pezzettini di grafene che aderiscono gli uni agli altri e costituiscono una sorta di parete stratificata. E potete di nuovo realizzare qualcosa che sia sottilissimo, si possono realizzare addirittura chilometri quadrati, è facile. Quindi l'idea è, se uno strato singolo di grafene è impermeabile, perché non utilizzare tanti strati di questo materiale e realizzare una produzione industriale di film impermeabili? Per un momento l'idea ci è piaciuta, no? Si prende una bottiglia che contiene elio, si copre con questa membrana e come derivato dall'esperimento precedente l'elio non passa. E poi per caso, per fortuna, abbiamo rilevato che quando inseriamo anche altri gas non fuoriescono, ma quando
mettiamo dell'acqua all'interno di questo contenitore, questa fuoriusciva, l'elio no, ma l'acqua sì. Non ho un video, in realtà se si mettesse dell'acqua e se la surriscaldasse, si vede fuoriuscire anche il vapore. Quindi è un ossimoro questo, quindi una membrana sottovuoto che non riesce neanche a essere appunto permeabile all'elio o ad altri gas, è super permeabile però per l'acqua. L'acqua passa tranquillamente senza problemi. E potrei spiegare come funziona, perché ci abbiamo messo del tempo per rendercene conto bene come quale fosse la ragione, però c'è un po' di magia in questo mondo ancora sconosciuto, quindi lascio che indoviniate voi come sia possibile che fuoriesca l'acqua e l'elio no. L'ultimo esempio che vorrei farvi sulle proprietà del grafene in quanto tale ci deriva da un'esperienza di quest'anno. C'è un rumore molto forte, la pioggia. Sapete cos'è la pietra filosofale? I filosofi, per tradizione storica, hanno sempre voluto realizzare l'oro derivandolo da altri materiali. Bene, il grafene è riuscito a farlo, a realizzare questo sogno dei filosofi. In questo caso il materiale utilizzato sono i residui elettronici, no? Cioè i nostri cellulari, i PC che buttiamo, contengono oro ma difficile da ottenere, da riciclare. Con questo esperimento abbiamo utilizzato questi residui elettronici, scarti elettronici, li abbiamo risolti in acqua ragia e vedete la miscelazione in tempo reale con questa acqua ragia, scusate, che abbiamo fatto filtrare attraverso il grafene. Vedete che piano piano il mezzo simile alla grafite cambia colore e compare il colore dell'oro. Nient'altro. Nessun altro materiale viene estratto, solo l'oro nel rame, nel niente. E si ottiene di nuovo oro, abbiamo visto con questo video. La ricerca recentissima di quest'anno, vedremo dove andremo a finire. Comunque vedremo se sia una metodologia valida anche a livello industriale. E quindi, per così dire, potremmo dire che ormai il grafene ha 15-17 anni. E potremmo dire che scientificamente parlando è un materiale morto. Comunque riserva delle sorprese. Abbiamo visto la ricerca di quest'anno sull'oro, ma ormai lo conosciamo benissimo come materiale dal punto di vista scientifico. E quindi bisogna utilizzare questo materiale per delle buone cause. Insomma, questo è il suo futuro. Ma il grafene continua a riproporsi in incarnazioni diverse. Perché adesso il grafene è anche un'abbreviazione che viene utilizzata per altri materiali. Già lo sapevamo 15 anni fa, ma ci siamo concentrati soltanto sul grafene in quanto tale. E quindi abbiamo ignorato i suoi fratelli, le sue sorelle, che comunque hanno un singolo piano atomico come spessore. Adesso ne conosciamo centinaia, se non addirittura migliaia di materiali che esistono che hanno un singolo piano atomico.
o comunque che possono essere preparati perché abbiano un singolo strato di carbonio. Non si sono neanche considerate le possibili proprietà di questi materiali e coloro che hanno cercato di utilizzare questi materiali ne hanno cercati per trovare delle proprietà interessanti potenzialmente, ma il grafene è sempre emerso come quello con le proprietà più straordinarie. Quindi dicevamo, migliaia di persone a livello internazionale hanno studiato tutti questi materiali. Personalmente ci siamo spinti oltre. E adesso vi spiego brevemente che cosa stiamo facendo oggi. L'idea rimane ci si concentra sempre sul grafene, ma con un tocco diverso che non è stato considerato da alcuno. Se ci sono materiali diversi, allora perché non sovrapporli, come vedete qui, no? Uno strato sopra l'altro, e vedere alla fine quali sarebbero le proprietà di questo materiale che non esiste in natura. Potremmo utilizzare dei materiali e realizzarli come se stessimo giocando con il Lego, con i mattoncini del Lego, anziché utilizzare questi mattoncini svedesi, danesi, insomma non lo so. Potremmo utilizzare i fratelli e le sorelle del grafene, questi materiali appunto, e questo è quello che abbiamo fatto. Questa è un'immagine di 10 anni fa del primo materiale artificiale tridimensionale che è stato assemblato grazie a diversi piani atomici. E diciamo che siamo in fase di inizio di studio a livello scientifico. Molti hanno seguito le nostre orme, hanno cominciato a studiare questi materiali, ma tante sono le cose che si possono studiare, realizzare materiali ancora non esplorato, e questo è quello che abbiamo fatto praticamente negli ultimi 5 anni. E questa è la mia ultima storia. Che cosa possiamo fare? È qualcosa di inimmaginabile, peraltro, 15 anni fa. Ricordate come abbiamo ottenuto il grafene? Praticamente abbiamo tirato fuori dal grafite un singolo piano atomico e ci siamo dimenticato del materiale d'origine. Adesso, invece, sempre sfruttando la nostra fantasia, potremmo avere un approccio diverso. Dimentichiamoci del materiale che è il grafene, sappiamo tutto del grafene, e chiediamoci che cosa rimane a sinistra della grafite. E concettualmente ricorderete che rimane una striscia vuota, e vorremmo conoscere quelle che sono le proprietà di questo materiale antigrafene. Dove c'era il grafene, adesso c'è uno spazio vuoto. E quello che siamo riusciti a conseguire con il nostro studio, e questa è una immagine del microscopio elettronico, abbiamo appunto estratto dalla grafite 2 strati di grafene con una praticamente fessura molto sottile che potrebbe apparire come qualcosa di magico, ma in realtà è realizzabile, concettualmente è molto semplice, perché abbiamo utilizzato questo assemblaggio di strati, come vi ho mostrato prima, però dandogli un tocco diverso. Abbiamo applicato un altro materiale, l'abbiamo utilizzato come distanziatore, e poi abbiamo applicato degli altri strati. Quindi ricordate, no, che abbiamo costruito una stratificazione di materiali, e quindi abbiamo realizzato questi capillari per capire come si comportano l'acqua, il ghiaccio, eccetera. Magari importante per la desalinizzazione, oppure per studiare la saturazione dei gas, quindi di fisica fondamentale. Comunque un sistema nuovo che nessuno ha mai studiato. Mi vengono segnali dal cielo che devo interrompere la mia presentazione.
Quindi la mia ultima slide. Che cosa è successo nell'ultimo ventennio? Beh, qualcosa di rivoluzionario in termini della scienza dei materiali, perché non sapevamo che i materiali potessero avere un singolo piano atomico, che esistessero. Anzi, eravamo convinti che questi materiali non potevano esistere, non potessero esistere, date le leggi fondamentali della natura. Invece adesso tante aree della scienza sono influenzate, se non cambiate in modo considerevole, da questo studio. Il grafene è ovunque, col grafene intendo non soltanto il grafene, ma anche, abbiamo detto, le sue sorelle e i suoi fratelli. Per quanto riguarda le applicazioni, beh, ce ne sono migliaia di aziende a livello internazionale, magari soltanto in Italia una decina, dove viene utilizzato il grafene per realizzare materiali migliori. Di nuovo, non è un progresso rivoluzionario quello a cui si vorrebbe assistere per appunto guadagnare miliardi di dollari in un paio d'anni, perché ci vuole tempo perché si studino i materiali, ci vuole appunto tanto tempo perché l'industria venga, diciamo, cambiata da questi materiali. Questo sta succedendo adesso. Comunque, la mia ultimissima slide, che è un po' filosofica, ricordate questi concetti. Si prende una matita, e la matita, sapete, è fatta di grafite e qualcos'altro, lo strato esterno, comunque è grafite. Visto che la grafite praticamente perde i suoi fiocchi quando si scrive, questi fiocchi rimangono sulla superficie, sul foglio di carta, ma visto che questi fiocchi sono spessi, sono neri, ma se si prende il microscopio o anche una lente di ingrandimento, si vede che alcuni di questi fiocchi sono quasi trasparenti. E se il microscopio è uno di quelli buoni e si dedicano un paio di ore, cosa che ho fatto 15 anni fa, tra questi fiocchi lasciati dalla matita si trova il grafene, il materiale che ha meritato il premio Nobel. E quindi questo materiale, il grafene, letteralmente era di fronte agli occhi di tutti, lo è stato sotto il naso di tutti per 500 anni e non abbiamo neanche notato questo materiale. Abbiamo dovuto arrivare nel XXI secolo per scoprirlo, quindi il messaggio ai giovani è questo. Quante altre cose non conosciamo del mondo che ci circonda? Grazie. Grazie. Grazie davvero. È arrivato il momento delle domande. Anzi, per me è la parte più bella, cioè molto più divertente rispondere alle domande che tenere una presentazione. Take the seat and the okay.
fare delle domande ad André Geim. Abbiamo qualche minuto ancora e la sua disponibilità. C'è un microfono, ovviamente. Hi, fantastic. Fantastico, ma ha avuto dei problemi con il movimento animalista per via della rana? C'è questo esperimento sul ranocchio, le ha provocato dei guai col movimento animalista? Cioè, lei voleva sapere se ha avuto dei problemi con gli attivisti dei diritti degli animali? È interessante come domanda. Stranamente, però, ho avuto solamente due commenti ricevuti dai gruppi di animalisti, per cui nessuno all'epoca aveva rivendicato il fatto che anche le rane avessero dei diritti umani. Io gli ho risposto che le rane vivevano molto bene da noi, e tanto che avevo fatto un esperimento simile con un criceto. Ho pubblicato anche un articolo sul criceto che è stato fatto levitare ed era felice come una Pasqua. Per cui ho pensato, fatto quell'esperimento, non ci sarebbero stati dolori neanche per la rana. E a quel punto un animalista mi ha detto: ma come fa lui a sapere che faccia o non faccia male? Perché le rane non sanno parlare. Per cui quello è stato un commento negativo. Un altro invece più interessante è stato questo. È stata pubblicata una lettera aperta su un giornale tedesco che mi ha ringraziato tantissimo a nome degli animalisti per la levitazione delle rane, dicendo probabilmente così facendo quella povera rana non è stata mandata a morire nello spazio e sarà possibile fare questi esperimenti qui sulla Terra senza mettere a repentaglio la loro vita. Direi che sono state le uniche due volte in cui ho interagito con gli animalisti. Molto bello, molto esaltante. Una domanda forse mi è sfuggita. Il grafene resiste al calore e che a temperature? Does it what conduct heat? Oh right, okay. Graphite itself, it's a material with the La grafite è un materiale con la temperatura di fusione più alta, nel senso che sono necessari 4.000 gradi centigrafi per fondere la grafite. Credo che sia la temperatura di fusione più alta che conosciamo. Per quanto riguarda il grafene, è un grosso punto di domanda, perché nessuno è riuscito a misurare in maniera sperimentale la temperatura di fusione del grafene, ma sicuramente si parla almeno di migliaia e migliaia di gradi centigradi. Se si fa passare una forte corrente nel grafene, diventa bianco come il sole. Si può addirittura realizzare una lampadina incandescenza con il grafene. Stiamo parlando di diverse migliaia di gradi centigradi. Un interessante interrogativo scientifico è se sia più alta o più bassa della grafite. È ancora un punto controverso. La maggior parte tende a dire che la temperatura di fusione per la grafite sia più alta rispetto al grafene, materiale derivato, però non si sa. Sicuramente sono necessarie migliaia e migliaia di gradi per fonderli. Hello.
Buonasera. Ho una domanda sui fratelli e le sorelle del grafene. Qual è l'utilizzo più romantico e qual è l'utilizzo più ordinario di questi materiali dal suo punto di vista personale? C'è l'utilizzo più romantico, cioè lei ha parlato della pietra filosofale che è un concetto molto romantico. Cioè, ho capito bene l'aggettivo, lei ha detto proprio romantico? Sì, qual è quindi l'utilizzo più romantico e quello più banale dal suo punto di vista personale? Beh, il grafene è stato il primo, per cui è il primo amore che non si scorda mai. Ed ha battuto sicuramente tutti gli altri materiali, non so neanche quali superlativi usare. Spero che non stia venuta ad arrestare me la volante. Ci sono però anche degli altri materiali, o meglio, la cosa deludente nel grafene è che all'inizio tante persone, compreso sottoscritto, erano molto ottimiste circa le sue possibili applicazioni tra i semiconduttori, per esempio dei circuiti integrati più veloci. Diciamo che è ancora possibile, c'è ancora chi ci sta lavorando, però abbiamo visto che è troppo duro. Ci sono invece dei materiali, per esempio il disolfato di molibdeno, che hanno delle proprietà molto simili alla grafite. È possibile estrarre un unico strato di questo materiale con dei gap metallici. Quindi è un semiconduttore, non è un metallo. Io personalmente sono convinto che questi materiali, magari di qui a 20 anni o magari tra meno, rivoluzioneranno il settore dei semiconduttori, perché possono avere delle performance superiori del silicio, almeno per certi aspetti, che come sapete è il materiale di base per le applicazioni elettroniche. Sono materiali che si stanno facendo prepotentemente strada e questa purtroppo è una proprietà che il grafene invece non possiede. Grazie. Thank you very much for your presentation. Grazie mille per la sua presentazione. Secondo lei è possibile utilizzare la permeabilità dei film di grafene per depurare l'acqua rispetto ad altri soluti? C'è una membrana osmotica, la si può utilizzare per separare l'acqua depurata da quella contaminata da altri soluti o particelle? Il lavoro che ho descritto prima e che abbiamo iniziato una decina d'anni fa si è trasformato in un'area molto importante di ricerca, soprattutto in Australia, in India e in altri luoghi dove ci sono grossi problemi di siccità e dove la depurazione dell'acqua tramite filtri può essere possibile anche dissalandola. Se poi il grafene possa essere come filtro migliore rispetto ai polimeri attualmente utilizzati per la desalinazione, io onestamente sono un po' scettico al riguardo, perché i filtri per la desalinizzazione, non so, secondo me è tutta questione di energia anziché di filtraggio, perché è un materiale sicuramente in concorrenza, però non so se sia meglio o peggio.
Certo è che in questo caso ci sono stati degli sviluppi recenti, non per la filtrazione, la desalinizzazione, perché tutto questo è già parte della storia, c'è già, dipende poi dall'industria decidere se servirsene o meno. Più che altro sono delle decisioni commerciali, non scientifiche. Vi faccio un esempio. Non so se la Carlsberg o la Tuborg, quindi un produttore di birra. So che c'è questo conglomerato danese che produce birra. Allora, sulla base della ricerca di cui vi ho parlato, del fatto che passa solamente l'acqua e nient'altro, ebbene, in quel caso è stato dimostrato che se si prende una bottiglia di whisky e lo si fa evaporare attraverso questa membrana, solamente le cose inutili, cioè l'acqua presente nel whisky, evapora, il resto no. Per cui anzi si ha un whisky ancora più distillato, ha un tenore alcolico ancora più alto. E quindi la Carlsberg ha provato a produrre questa birra belga ad alta percentuale alcolica, per cui coprono le botte con questo strato e cercano di far evaporare solamente il contenuto idrico, mantenendo invece dentro le botte i resti. Io non so se un giorno effettivamente berremo la birra che è stata prodotta grazie a grafene. Addirittura si parla di birre con una gradazione alcolica di 12-15%. È una soluzione commerciale. I come here. Grazie innanzitutto per la presentazione interessantissima. La mia è una domanda banale. Praticamente il grafite da cui si estrae il grafene in natura, dov'è che si trova? Dappertutto o in particolare in alcuni paesi come potrebbero essere per esempio le terre rare? Questo perché, visto il grandissimo utilizzo che verrà fatto in futuro, anche grazie alle scoperte, potrebbe scatenare competizioni a livello internazionale. Non è una fonte infinita, perché tutti i materiali su questa terra sono limitati in quantità di grafite, però diciamo ce n'è tanto, ci sono migliaia di miniere a livello internazionale, tutte le auto elettriche con le batterie richiedono tanto grafite. Quindi dicevo, tantissimi paesi, la Cina, l'India, il Brasile, Sri Lanka, estraggono dalla terra il grafite, la grafite. Il consumo maggiore di grafite è proprio per le batterie al litio, agli ioni di litio utilizzate per i telefoni, le automobili elettriche, quindi personalmente lo acquistiamo dallo Sri Lanka, sono dei cristalli di grosse dimensioni quando arrivano dallo Sri Lanka. Buonasera. Grazie mille, è stato un grande piacere ascoltarla. Le vogliamo donare una targa perché ci ricordi. Grazie mille come presentatore della lecture Rita Levi Montalcini. Diciamo speciali ogni anno, questa è la decima lezione in onore di Rita Levi Montalcini, quindi grazie mille per essere stato qui con noi.
Volevo ringraziare tutti voi per essere stati qui in questa inaugurazione. Vi ricordiamo che in questo momento si inaugura la mostra, quindi se non volete prendere l'acqua tornando a casa potete passare dalla mostra 20 di Scienza qui accanto. E poi vi ricordo che domani il programma prosegue, ovviamente vi do solo due appuntamenti, ma ce ne sono molti altri. Domani alle 18 ci saranno qui due vincitori di uno dei principali premi della robotica al mondo, che sono Tovarson e Siciliano, che parleranno di robotica alle 18 sempre qui. E poi alle 21 ci sarà Olivier Siboni, che è il braccio destro di un premio Nobel per l'economia, Daniel Kahneman, che è colui che ha scoperto che non prendiamo decisioni razionali, e parleremo proprio di come il nostro cervello è convinto di essere razionale anche quando non lo è. Grazie davvero a tutti e a tutti, e buona serata e buon festival. Grazie mille. Thank you.